in American Truck Simulator. Scopo di questo video non è quello di illustrarvi il gioco, di recensirlo, di decantarne le qualità o di sottolinearne eventuali difetti, ma semplicemente quello di farci un viaggio insieme, rilassandoci, godendoci il panorama, come se in questo camion fossimo in due. Possiamo cominciare? Dobbiamo andare da Los Angeles a Yuma e consegnare della frutta secca. Ne abbiamo già qui dietro nel carico, come potete ben vedere. Possiamo andare. Possiamo andare adesso. Simulator, ma anche altri giochi che
situazione rilassante, dove quindi non ci siano ovviamente azioni frenetiche oppure dialoghi e rumori vari che possano disturbare la quiete. Questa pioggia leggera leggera, diamo una freccia. Il gioco mi segnala anche le concessionarie più vicine nel caso io volessi acquistare un camion tutto mio, perché in questo momento io sono un semplice dipendente e uso i camion che mi vengono dati dall'azienda chiede di trasportare il determinato carico a destinazione senza danneggiarlo troppo e arrivando il quanto più possibile puntuale. Possiamo andare un po' più veloci, sempre stando attenti. Anche il livello della benzina. Abbiamo un altro camion che ci sta per superare. Effettivamente non mi sto spingendo alla velocità massima consentita da questo tratto per andare a incidenti e quindi danneggiare il nostro carico e lavoro, sia per disturbarli con rumori più molesti. Svolte particolari e bene così. Vedo che il gioco ha anche salvato, ci sono dei checkpoint. Devo dire la verità, non sono sicuro che questi checkpoint fossero presenti anche su Euro Truck Simulator. Ci ho fatto mai caso, diciamo, la scritta salvata giù di su. Allora, bene così. La pioggia è aumentata, come avevo ipotizzato, quindi adesso mettiamo la velocità dei energicristalli. Accendiamo le luci.
Ho sbagliato di mettermi di qua. Ok, va bene così. Non è certo una lezione di scuola guida questa. Bisogna stare un po' più attenti, c'è questa curva in salita. Non dimenticandoci di avere anche un carico dietro. Bisogna tenere d'occhio tra gli specchietti. Anche per questo che non curo troppo. A caso ve lo stesse chiedendo, sto usando il cambio automatico perché questo gameplay non vuole essere assolutamente una simulazione di guida vera, ma è fatto, come vi ho detto all'inizio del video, per altri scopi. Mancano 3 ore e 18, che ovviamente non sono nostro tempo, diciamo, di tutti i giorni, ma quello del gioco è comunque non è poco, perché se in 12-13 minuti quasi abbiamo fatto circa 2 ore, vuol dire che potremmo arrivare quasi alla mezz'ora di gameplay, se tutto procederà come deve procedere. Stavo per dire, continuiamo ad andare dritto, no? Lì vedo una svolta. Passa così, freccia. Che bello però. Davvero un bel panorama e questa pioggia continua a battere, mi piace molto. Spero anche a voi. Sto registrando questo video a luna di notte. Consegnare chissà cosa. Sono le 10 di sera, quindi la notte si avvicina. La notte è tempestosa, ci aspetta. Se mi sembra sia già la pioggia, il temporale. Si è attestato più o meno a livelli dell'inizio del viaggio. Devo dire che finora, se non fosse per quei birilli,
diciamo, la perfezione. E beh, secondo il mio punto di vista, cioè il punto di vista di chi non vuole produrre troppi rumori molesti per non disturbare l'eventuale rilassamento che vi sto spero regalando. Stavo guardando il livello della benzina e mi sa che... Allora dovremmo farcela. Però io onestamente una sosta la farei. Adesso appena vediamo sulla mappa il distributore di benzina che ci capita, ci fermiamo. Facciamo il pieno che è gioco al carico del datore di lavoro. Adesso sì che la notte comincia ad avvolgerci. Mentre la pioggia più o meno si mantiene allo stesso livello, forse è un pochino aumentata adesso rispetto a quel punto fa.
distributore di benzina, ma penso che ce la possiamo fare tranquillamente. Il serbatoio cambiamo adesso. Sempre chiesto come sarebbe sul serio fare un viaggio di 5 ore reali in questo gioco. Sarebbe probabilmente abbastanza una follia stare fermo. Ma non si potrebbe fare anche in 2-3 sessioni, cioè più reale e coinvolgente possibile.
quando io mi stessi affezionando a quel camion, sempre davanti a noi, ho preferito superarlo. Lo so, avrei dovuto mettere la freccia. Mi raccomando, non prendetela troppo sul serio, in questo senso qui, perché l'ho premesso. Non sarebbe stato un video di quel genere. E direi che è anche piuttosto evidente. Destinazione. Questa consegna di frutta secca. È stato un piacere viaggiare con voi al mio fianco. Arrivati a Yuma, e visto che a noi ci piace l'imprevisto, come la pesata che ho fatto prima, ho sbagliato strada. E quindi adesso il viaggio si allunga poco poco. Ho fatto un errore di valutazione guardando la minimappa, ma va bene così, non è successo assolutamente. Si arrabbierà per questa distrazione sullo semaforo. Va bene, capitare. E ci siamo. Andiamo piano, è notte, c'è un temporale. Questo semaforo. È stato un piacere per me avervi in questo viaggio assieme. Presto ce ne sarà.